Uno dei casi di eccellenza tra le varie esperienze di amministrazione aperta di OpenGov è proprio Open Cantieri, un progetto promosso e gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che per la prima volta apre le informazioni e i dati sulle grandi opere pubbliche che vengono realizzate nel nostro paese. Stanziamenti, costi, pagamenti, l'avanzamento dei lavori, tutti su un'unica piattaforma a disposizione attraverso informazioni aperte, complete e aggiornate sul processo di realizzazione delle infrastrutture. Tutti questi dati vengono prodotti ed esposti da fonti pubbliche ed integrati in un'unica piattaforma. I dati sono completamente accessibili e scaricabili da un sito dedicato degli Open Data sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qual è lo scopo? Beh, il controllo e la partecipazione dei cittadini alle attività dell'amministrazione su un argomento poi così economicamente rilevante. Open Cantieri, Open Data, Open Trasporti, vediamo tra le varie esperienze quali sono le priorità che il Ministero dei Trasporti ha scelto e quali sono gli ulteriori sviluppi di questa amministrazione che sull'apertura dei dati fa da apripista tra le varie esperienze delle pubbliche amministrazioni italiane. Lo abbiamo chiesto a Mario Nobile, direttore generale per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture. Open Cantieri è uno degli esempi italiani che meglio rappresenta il concetto di pubblica amministrazione con accountability online. Come siete giunti a questo risultato e quali sono gli sviluppi che intendete dare a questa iniziativa? Open Cantieri è nato per raggiungere un obiettivo di accountability, quindi di trasparenza e di rendere conto alla cittadinanza rispetto a un tema molto importante che è quello delle grandi opere. Le grandi opere hanno risorse davvero importanti a valere sul bilancio dello Stato. Quindi il nostro obiettivo è stato innanzitutto di semplificare il contenuto informativo delle grandi opere, perché se andate sul sito di Open Cantieri troverete anche un glossario, proprio perché è molto complicato utilizzare e maneggiare i termini che normalmente si usano sulle grandi opere. L'obiettivo quindi è stato rendiamo semplice e fruibile l'informazione relativa alla Torino-Lione o alla Salerno-Reggio Calabria. Ovviamente questa apertura ha generato una nuova domanda, come spesso succede in questi casi, perché partendo dalle 25 opere strategiche del primo DEF, del primo allegato infrastruttura al DEF, quindi al documento di programmazione economico-finanziaria, lo abbiamo allargato a tutte le opere stradali e ferroviarie del contratto di programma ANAS ed RFI, alle opere aeroportuali e alle opere portuali. Quindi abbiamo cominciato ad allargare il perimetro delle opere raccontate con pochi indicatori, con pochi indicatori comprensibili. Open Cantieri è solo una sezione dell'OpenGov del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Esiste anche una piattaforma Open Trasporti. Quali sono i vantaggi di queste due piattaforme integrate? Dal punto di vista operativo, Open Cantieri ha portato a una parola chiave che viene sempre citata ma è difficilissima da realizzare, che è quella dell'interoperabilità e cooperazione applicativa. I dati di Open Cantieri sono non solo provenienti dalle banche dati interne del Ministero, ma sono stati anche interfacciati con i dati del DIPE, il Dipartimento per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È quindi uno dei pochi casi italiani di reale interoperabilità. Oltre a questo, che quindi è un tema che meriterebbe degli approfondimenti, perché dobbiamo superare il concetto antico che la banca dati è di mia proprietà, è della mia amministrazione e mi dà potere, perché l'informazione mi dà la possibilità di scegliere, di commentare, di destinare. No, non è così, perché le banche dati sono di ognuno, ma se non facciamo le interoperabilità, non abbiamo una bonifica del dato, che è una cosa importantissima. Oltre a questo punto, quindi che è un punto più interno, più endogeno della pubblica amministrazione, ci sono stati degli sviluppi inattesi o quantomeno non pianificati. Ad esempio, questo lo racconto come aneddoto, alcuni produttori di materie prime come il calcestruzzo per le opere utilizzano i dati di Open Cantieri per verificare l'avvenuto pagamento alla capofila di una certa costruzione, di una certa opera, proprio perché per evitare rallentamenti nei pagamenti interni, da lì in un'ottica di trasparenza loro vedono quando è stato emesso e pagato un certificato di pagamento.
Open Trasporti è una condizione necessaria ma non sufficiente per abilitare al mondo dei trasporti i servizi che siamo abituati a fruire in termini di ristorazione, ad esempio, o ospitalità alberghiera. Noi siamo abituati ad avere delle piattaforme che, in base a dove ci troviamo, quando ci troviamo e quanto vogliamo spendere, generano un servizio adatto alle nostre esigenze. Nel caso dei trasporti, perché è una condizione necessaria ma non sufficiente? Perché manca oggi un contenitore che raggruppi tutte le informazioni in tempo reale dei diversi vettori di trasporto, quindi treni, aerei, autobus, eccetera. Nel momento in cui questo contenitore va ad ospitare le informazioni in tempo reale garantite dal Ministero, quindi garantite dall'amministrazione pubblica, diversi soggetti possono strutturare quelle informazioni per dare dei servizi di trasporto ai cittadini, ai viaggiatori. Esempio concreto, nel momento in cui atterro a Fiumicino ed è previsto che io vada a Roma Termini per prendere un Frecciarossa e il collegamento Fiumicino-Roma per qualche motivo è interrotto, un system integrator può offrirmi di partire direttamente da Fiumicino per arrivare a una destinazione aeroportuale, a Malpensa come alla Lamezia Terme, risparmiando tempi e proponendomi una soluzione economicamente conveniente. Quindi Open Trasporti va nella direzione di valorizzazione dei dati pubblici. Io non voglio ripetere quanto ha detto Tim Berners-Lee in una famosa TED del 2009, quando il suo slogan, Tim Berners-Lee, fondatore di Internet, quindi uomo pioniere in tanti settori, il suo slogan di quella conferenza TED fu Raw Data Now, dati grezzi subito. Cioè per lui le pubbliche amministrazioni devono valorizzare e offrire il dato grezzo, quindi non informazione manipolata, informazione pura. Perché questo, oltre all'accountability e alla trasparenza, genera valore. Per cui l'invito che seguiamo ogni giorno di Tim Berners-Lee è di aprire qualunque banca dati, fatte le eccezioni di privacy e di riservatezza dei dati, tutto il resto deve essere pubblicato. Presto sarà obbligatorio, come già previsto dal codice degli appalti, aprire l'elaborazione del progetto di fattibilità di un'opera pubblica al dibattito civico allargato a tutti gli stakeholder e alla società civile. Come si sta organizzando il MIT per rendere più proficuo possibile il dialogo fra tutti i soggetti coinvolti? Il dibattito pubblico, in linea generale, è una condizione necessaria, ma non sufficiente anche questa volta, per consentire una reale comprensione delle opere. Perché spesso, ma questo lo vediamo anche su temi diversi da quelli delle infrastrutture, parlo di vaccini, parlo di altri temi caldi sui social media. Spesso le informazioni vengono manipolate o distorte, questo da un lato di commento rispetto a un'opera pubblica. Spesso succede anche, ma non viene ammesso, quindi lo do come condizione equivalente, chi progetta un'opera non ascolta magari tutte le diverse voci che possono consentire una modificazione ottimale di quell'opera. Allora, il decreto del dibattito pubblico prevede un processo di condivisione con gli stakeholder, con i portatori di interesse, che sarà anche accompagnato da azioni informatiche. Nel senso, noi stiamo implementando anche delle piattaforme che sorreggano le attività del dibattito pubblico. Questo quantomeno sulle opere di interesse nazionale. Poi ovviamente ci saranno meccanismi di riuso o comunque di cessione di queste tecnologie per le opere di interesse regionale o locale. Però ecco, è importante dare l'informazione corretta ai cittadini, l'informazione corretta a tutti i portatori di interesse e fare in modo che lo scambio sia iterativo. Chi progetta, il soggetto attuatore, ascolti tutti per fare in modo che i dubbi non sensati, non fondati, svaniscano. I dubbi sensati possano portare a delle correzioni del progetto. Perché insieme al dibattito pubblico un altro pilastro è la project review, cioè la revisione dei progetti. Perché troppo spesso le opere vengono progettate in fase iniziale in maniera molto importante e questo, come capite, è un termine negativo dal punto di vista dei costi, del volume dell'investimento, della durata dell'investimento. Quindi, per chiudere,
dibattito pubblico, Project Renew, altre operazioni che stiamo facendo anche dal punto di vista tecnologico vanno nella direzione di auspicare non l'effetto NIMBY, quindi non nel mio giardino, ma PIMBY, per favore falla nel mio giardino, perché l'opera serve, è utile ed è condivisa.